Antonella Soldo, presidente dell'associazione Maria Teresa di Lascia, associazione radicale. Oggi a Foggia per discutere un argomento abbastanza interessante, ma non solo interessante, ma anche molto attuale. Si parla di una terapia particolare. Qualcuno potrebbe pensare alla droga, in realtà non è così. Invece, È la cannabis. Dal 2007 la cannabis è stata inserita dal ministro Olivia Turco nella tabella dei farmaci, quindi non siamo noi a tirar fuori una novità, ma in Italia è già riconosciuto come farmaco. Il problema è l'approvvigionamento perché, essendo illegale in Italia, non viene coltivato nemmeno ai fini terapeutici, viene importato dall'Olanda. E con una relativi, cioè con numerosissimi problemi dal punto di vista burocratico, dal punto di vista di ottenere una prescrizione, un medico che te lo prescriva, poi tutto un sistema farraginoso attraverso le ASL, le farmacie ospedaliere che devono far arrivare prima una richiesta al Servizio Sanitario Nazionale che poi lo importa, quindi un meccanismo farraginoso e pieno di ostacoli. Da ultimo si è aggiunto da settembre di quest'anno il costo. Se prima costava 7 euro al grammo, questo farmaco ora costa 35 euro al farmaco. Un malato con una patologia come sclerosi multipla, SLA, ne assume in media 3 grammi al giorno, quindi immaginate che il costo è veramente insostenibile. La Regione Puglia aveva fatto una delibera con cui riconosceva come passava dal Servizio Sanitario Regionale questo farmaco, adesso con questo incremento di prezzo non più, e questo è il vero ostacolo in questo momento. Al nostro convegno ha partecipato anche l'assessore Elena Gentile alla Sanità, quindi ci aspettiamo da lei anche delle risposte nell'immediato perché si tratta proprio di un'urgenza. I malati hanno tempi che non possono aspettare quelli della politica e quindi ci aspettiamo che si stringano i tempi quanto più presto possibile. Come avete visto, la sala era pienissima di gente, c'erano tantissimi malati, visi che assolutamente non davano ad intendere una qualche piacere, cioè tutt'altro rispetto al discorso ludico, anche se noi come radicali siamo per la legalizzazione anche a scopo ludico. Però c'è proprio questa urgenza in questo momento data dal riconoscimento, tra l'altro la letteratura scientifica contemporanea, sono numerosissimi gli studi più recenti che riconoscono il potere della cannabis, del THC, del principio del THC contro le spasticità muscolari, per l'alleviamento del dolore, per tanti altri sintomi relativi alle patologie più diverse, dalla SLA, la sclerosi multipla, l'AIDS, anche nella terapia del dolore, nel cancro. Quindi, perché negare un farmaco a dei malati? Ecco, sicuramente è una battaglia questa. La Regione fa una parte, ma lo Stato e quindi il Ministero della Sanità cosa ha fatto fino ad oggi? Finora purtroppo nulla, L'ha inserito perché soltanto nel decreto del 2007, come cioè il punto è proprio questo: nel momento in cui si riconosce che una sostanza ha degli effetti terapeutici, tra l'altro non ha effetti collaterali rispetto ad altri farmaci che curavano questo tipo di patologie, allora questa sostanza è riconosciuta come benefica, si faccia fare il percorso dall'Agenzia del Farmaco dell'AIFA per accelerare la procedura, cioè non c'è niente di così. Allora, è stato riconosciuto come farmaco curativo? Allora che segua l'iter che seguono tutti i farmaci. Evidentemente ci devono essere altri interessi sotto, perché non si capisce perché in Italia non si possa produrre questa sostanza con tutti i dovuti controlli. È semplicemente questo, è veramente una questione di libertà di cura, dare la possibilità a tutti quanti di curarsi liberamente nel migliore dei modi. Questo. Senta, lei ha parlato di Olanda. In Italia è impossibile per le leggi attuali, ma l'Olanda comunque ha dei problemi di viabilità, quindi ci vuole tempo. Come si può rifornire oggi un malato? Purtroppo molti che non riescono ad andare attraverso le vie legali,
si riforniscono al mercato nero. Io ho conosciuto dei malati, un signore di 74 anni a Roma, che andava nel quartiere più malfamato che c'è a rifornirsi dagli spacciatori, perché dice: mi allevia il mio dolore, se mi acchiappano, ho 74 anni, le mie condizioni mi danno i domiciliari, sto a casa, tanto non posso uscire se non per questo. E quindi è anche un'umiliazione per delle persone per bene, delle persone che non andrebbero mai in strada a dare soldi alla mafia, agli spacciatori, doversi curare in questo modo, per padri di famiglia insospettabili, che però ne hanno bisogno, ne hanno talmente bisogno che vanno in strada a prenderlo. Poi in strada trovi di tutto, naturalmente, non è controllata, quindi anche questo è un problema. Diciamo che purtroppo lo Stato forse non fa lo Stato per i cittadini. Questo, la questione cannabis terapeutica è veramente, diciamo, il picco del proibizionismo in Italia, perché noi ne facciamo un discorso in generale sulla droga, sul legalizzare la droga, perché ogni anno ci sono miliardi e miliardi che la mafia incassa a discapito dello Stato. La guerra al proibizionismo costa, le carceri scoppiano, ci sono 30.000 malati, che sono 30.000 tossici che sono in carcere, cioè cosiddetti tossici per uso personale di cannabis. Quindi è un problema anche economico, se non lo vogliamo mettere dal lato insomma, dei diritti, della libertà. Però per un malato è appunto un'urgenza, è una inderogabile. Se vogliamo lanciare un appello, a chi farlo e cosa chiedere, ovviamente? L'appello è innanzitutto a tutte le autorità. Noi qui abbiamo oggi le istituzioni regionali, abbiamo il sindaco di Foggia e ovviamente anche al ministro della salute, però è anche a tanti cittadini comuni, che non lasciano soli i malati, che come Andrea, che come Lucia lottano ogni giorno non per sé ma anche per gli altri. Quindi che non finisca con un convegno, che i buoni propositi cosiddetti che con cui ci lasciamo siano poi di stimolo anche ai cittadini comuni, perché quello che hanno fatto Andrea e Lucia è stato proprio arrivare dal loro corpo di malati al cuore della politica, quindi a interrogare le istituzioni.